sostegno non manca mai. Allora siamo per andare in cronaca diretta, faccio un check con lo studio se è tutto a posto, se ci sentite bene ragazzi. Ringraziamo Lara e Stefano, oggi i leoni si schierano alla destra della tribuna centrale, direi Gianni circa 200 gli spettatori. Sì, 200 nettamente superiori noi come numero e quindi i nostri tifosi si fanno anche col numero 7 Matteo Sacca, che 3 o 4 anni fa aveva giocato molto bene qui a Lavagna. Sì, Matteo, un ragazzo di categoria. No, non vede nulla, ancora Procopio, una palla per Diallo in area, indietro il tiro di Robert Filippe, penso ci si involerà sulla fascia, ancora un bel passaggio per Angelo Lombardi che serve Scarlino in area, attenzione! E c'è il gol di Andrea Croci, ma no, era in fuorigioco, l'arbitro è ad arrivare. Adesso l'ha annunciato con i leoni. Tanto c'è una bella palla per Diallo che si gira. Oh! E purtroppo Gianni non è precisa. Vediamo il bomber Diallo che converge in aria e la sua conclusione è secca. Ed è molto lungo per Diallo. Viene anticipato, ma Diallo entra in area, protegge la palla. C'è uno scarico. C'è il gol di Romerone. Secondo gol consecutivo. Dopo il gol in Coppa Italia, il figlio dell'ex stella della Sampdoria. C'è una bella palla per il giovane Scarlino che entra in area, tira, viene contratto, molto passaggio bellissimo per Diallo, va avanti Diallo, il tiro di Sheriff Diallo e c'è il gol, 2-0 del Dertona, Sheriff Diallo in contropiede, è la sua azione preferita e va a festeggiare con gli Ultras. Dome, queste sono le nostre, queste sono... Che la tua voce non sia così bassa perché ti sei raffreddato, ma perché c'è solo qualche problemino tecnico. Comunque ti do una notizia, il primo tempo finisce qui, del Varese sono tutti lì, a parte quelli che hanno potuto assistere alla gara. Da alla... Vediamo che l'arbitro addirittura ha dato un calcio di rigore, decreta un calcio di rigore, c'è stato una trattenuta, ha tirato per la maglia, ecco come facciamo a riaprire le cose. Sta per partire il capitano della Lavagnese, Immobile Teti, Avellino, la conclusione, il gol, gol di Avellino, 2-1, riapre la partita Avellino al 17° del secondo tempo. Attenzione alla Lavagnese che si porta ancora in avanti, c'è il gol di Canova, 2-2, un gol che dagli avversari. Annullato il gol per fuorigioco netto, d'altronde protestavano troppo i nostri giocatori. Della palla, c'è una bella palla adesso per il giovane Scarlino, attenzione a Valerio, cross in area e c'è il gol di Croci, fuori gioco netto di 3 metri, fuori gioco questa volta, e la partita è terminata. HSL che va a espugnare Riboli di Lavagna, una partita grande vittoria, ce la siamo estremamente difficile.